Vi ricordo che se vi va di supportarmi con i vostri acquisti in game, potete utilizzare il codice BACCIA in fondo allo shop e per il pass della nuova stagione 10% di sconto dal Super Sale Store. Link in descrizione. Buona visione. Ma boia raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce e questo è il primo video della nuova stagione. Stagione in cui abbiamo una nuova evoluzione, anziché due come nelle ultime stagioni, che è ovviamente l'Ariete, e la andremo a provare in questo video, ma soprattutto una nuova truppa delle torri, che già sapete perché ci ho già fatto addirittura due video, la Duchessa dei Pugnali. Quindi questa volta possiamo andarla a sbloccare per davvero e non sull'app sviluppatore, come nell'ultimo video. Quindi ragazzi, andiamo a ritirarla. Che sblocchiamo ufficialmente la duchessa, chiaramente è una leggendaria, quindi come tutte le altre leggendarie partono dal livello 9. Ce ne vorranno 41, 41 ragazzi è il numero di duchesse che servono per maxarla al 14 e poi chiaramente per portarla al 15 ci vogliono, come tutte le altre carte, 50.000 jolly elite. Qua ragazzi, cos'è? Mi dà la possibilità di prendere anche un'altra. Ah no, questo è semplicemente per provarla, penso. Per un attimo ho pensato che facendo questi obiettivi mi desse un'altra duchessa, che non sarebbe stato male, però forse ho preteso troppo. Troppa generosità da Clash, che dubito vedremo, anzi già che ne dà una non è poco. E a proposito di questo, ragazzi, volevo ricordarvi che con la nuova stagione, se andrete a shoppare il pass, potete supportarmi con il mio codice. Me ne dà un'altra, raga? Ah, ok. Me ne dà un'altra, ragazzi. Non lo sapevo. Non ero minimamente a conoscenza del fatto che. Cioè, io intuitivamente me ne ero accorto che con questi obiettivi potessi sbloccare un'altra duchessa, ma non credevo onestamente che addirittura, oltre a fartela sbloccare gratuitamente, ne potessero dare un'altra regalo. Incredibile, incredibile, ragazzi. Questo Clash ci stupisce. Ok ragazzi, quindi potete addirittura portarla subito al 10. Io queste partite non le vado a fare qua nel video perché andremo direttamente a giocare. Ora sono in Lega 1, ci vediamo fra qualche istante che sarò direttamente in Lega 7, penso. Quindi faremo partite subito ad una buona Lega, nonostante sia il primo giorno di stagione, però voglio testare per bene. Quindi ci vediamo fra pochi istanti, che in realtà saranno 2 ore. Ok, eccoci qua. Diciamo che non sono proprio in Lega 7 come avevo detto, quindi inizieremo a giocare direttamente dalla Lega 9 perché è passato un giorno e io mi sono fatto ben due leghe. E allora proveremo ad arrivare subito in Lega 10, penso che in Italia soltanto per adesso un player ci è arrivato perché è veramente iniziata adesso la stagione, mancano 33 giorni al termine della stagione perché chiaramente questa è una stagione lunga. Raga, però non ho potuto giocare la duchessa perché come avete visto anche qualcosa c'erano dei problemi. Con le carte necessarie per maxarla, ma shoppando questa offerta che adesso non c'è più il prezzo, ma mi sembra costasse 15,99, quindi 16 euro, mi sembra. Nevermind, 14,99, quindi 15 euro, e trovando anche qualche altro jolly leggendario dal pass che adesso andremo a sbloccare. Infatti ne abbiamo uno qua da ritirare e un altro alla fine. Ah no, questo era quello finale. L'altro è un pochettino prima. Eccolo qua, no, sono baule. Eccolo qua. Adesso ne abbiamo due, ragazzi. E infatti, se andiamo a vedere, duchessa 8 su 10, assegniamogli questi due jolly rimanenti. La possiamo così portare al 13. E dal 13 al 14, raga, non sarà un problema perché abbiamo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo sia il libro delle carte leggendario, sia il libro dei libri. Chiaramente mi terrei il libro dei libri, che dovesse uscire una nuova carta campione o di qualsiasi altra. Madonna, c'era la luminosità bassissima. C'era la luminosità bassissima, non si vedeva un cazzo. Chiaramente andremo ad assegnare il libro delle carte leggendarie. Il libro dei libri è meglio tenerselo che magari uscirà un campione. E dai, portiamolo al 14. Non so se ho i Jolly Elite per portarlo al 15. In caso, ragazzi, tocca shoppare ancora. Però sempre meglio di shoppare quei 48 euro. Ce la siamo cavata con una ventina di euro. Chiaramente io ci faccio contenuti, quindi sono anche obbligato a shoppare in questi casi. Voi ovviamente non lo siete, anche perché questo gioco sta diventando abbastanza pay to play, scelte discutibili, però quantomeno nelle ultime settimane qualcosa di buono l'hanno fatto. No, raga, ho 6.000 Jolly Elite, decisamente devo andare a shoppare. Per fo'.
Quindi altri 8 euro che partono, raga. Sono costretto a shoppare altri 8 euro. Raga, se anche voi deciderete di acquistare qualcosa che sia al passo, qualche offerta, quantomeno, supportatemi col codice PACE, che dare tutta la Supercell in questo momento non se lo merita. Ragazzi, Jolly Elite presi. E adesso sì che possiamo ufficialmente andare a maxare la duchessa. A few moments later. Siamo a metà per la Lega 10, quindi possiamo ufficialmente iniziare la scalata verso la Lega 10, o meglio, già iniziata, però vediamo se riusciamo ad arrivarci già oggi. Vediamo. Ecco, questo è uno bravo. Anche dai piazzamenti si vede. Il secondo giorno essere già a metà della Lega 9, non puoi beccare gente scarsa. Per forza di cose, uno scarso non ci arriva qua. Questo utilizza sempre mazzi molto bait, quindi potrebbe darci molto fastidio. Può fare l'abilità del Mighty Miner qua, ma non penso. Magari dipende con altro, vediamo cos'ha. Ah, ok, aveva tipo un drill oppure un hog, penso. Facciamo frecce perché c'è la torre scarica, eh. Ok, esatto, anche se qua è difeso bene. No, ok, ha drill. Vado a fare una strega madre così che spamma il maiale per forza perché non avevo subito il fantasma. Ok. Difesa decente, peccato che non mi ha spammato il terzo maiale. Ho fatto fuori la torre. Ragazzi, la torre scarica. Cioè, cambia anche il modo di giocare, capito? Io qua non avrei attaccato così se non ci fosse stata la torre scarica. Raga, guardate! Cambia il modo di giocare. Raga, cambia il modo di giocare. È impressionante sta cosa. Cambia anche il modo di giocare. Cioè, è una roba assurda. Una roba assurda, non ho fatto anche la bandita perché comunque l'elisir per il Mighty Miner lo aveva. Però ragazzi, cioè lui lo poteva fare anche prima, un pochettino prima. Oh, nice. Forse devo zappare, eh. No. No, non devo zappare. Ottimo. Ottimo, lì deve fare. Ok, il fuoco non basta, eh. Una hit, due hit, una hit. Comunque non è male una hit, raga. Non è male una hit arrivata a questo punto, eh. Perché posso fare danni anche con la zap. Ecco, iniziamo. No, ok, facciamo pecca dal fondo qua. A fare molta attenzione, raga. Alla pirotecnica evoluta. Sì, siamo già in Lega 9, raga. Ho scalato upstream dalla Lega 7 alla Lega 9. Facciamo un fantasma per bloccare, che magari fa la pirotecnica Evo. Perfetto. Ottima strega madre. La zap. Itta, 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 itta. Fa niente, tiriamo le frecce. No, raga, l'ho missate. Meno male con l'ultima. Con l'ultima l'abbiamo presa. Altro pecca dal fondo. Ok. Ok. Aspettiamo a fare frecce che magari mi fa un'altra pirotecnica. Anche se sarebbe un po' sciocco da parte sua. Però sì, aspettiamo. No, qua devo farle, raga. Sta rompendo troppo il cazzo. Ok. Posso attivare la centrale? Forse non ha tornato la prova? Sì. Ce l'ha col maiale adesso, quindi possiamo anche. Facciamo una lieta davanti. Ok, frecce zap sono proprio tecniche Evo. Si sta complicando un sacco la partita, raga. Nice! No, perché ho zappato là? Non posso fare la biotecnica Evo. Che errore. Però il bro non me la sta facendo la biotecnica, raga. Ecco, fatto. Devo attaccare, raga. Devo difendere? Raga, devo difendere. Con la drill! GG! GG! Forse potevo gestire meglio una certa le pirotecniche, ma. Raga, non era neanche un matchup semplice questo. Cioè, il matchup era decisamente a favore suo, penso, eh. Oddio, non aveva spell grosse, quindi la strega madre era buona in realtà. La strega madre era buona e l'ho sfruttata bene perché la facevo anche sulla drill. E
e l'ho sfruttata bene. E infatti è stato anche quello il momento in cui sono riuscito a pushare nel per uno con la strega madre che avevo messo in difesa per la drill, accompagnata poi anche da Fantasma e dal ponte perché luciava la torre scarica. Quindi si era scaricata, mi sembra, difendendo il P.E.K.K.A. Quindi gradino 7, raga, gradino 7. Ok, questo c'ha una top 1000 in ladder e una top 100 nel torneo globale. Un dislivello particolare, eh? Un dislivello particolare, però sì, di base fare una top alta nel ladder dovrebbe essere più complicato che nel torneo globale. L'ORCR è uno dei pochissimi che ha top più alta nel ladder che nel torneo globale. Ma vabbè, un secolo un po' del cazzo, possiamo fare le frecce. Ok. Allora, non essendo un player di P.E.K.K.A., io qua onestamente non so se è meglio fare P.E.K.K.A. o Principino, però diciamo Principino che diciamo è meno rischioso. Ma raga, gli sgherri sono davanti, o sbaglio? Ah, grazie, bro. Molto gentile. Molto gentile. Ma poi che push è? Raga, questo push è veramente insensato. Ora, non so cosa abbia lui. Va bene che abbia quello, va benissimo, anche perché c'è la torre scarica qua con l'abilità di difendere da due lane. Sicura qualcosa da zappare. Comunque fare gigante sgherri. Soltanto, raga, lì la torre non aiuta, eh. Tiriamo anche una zappa che magari diamo anche la seconda hit grazie alla zap. Nice, non penso l'avrei data altrimenti. Comunque stavo dicendo che fare gigante cimitero al ponte soltanto perché io ho fatto un principino dal fondo, tra l'altro dalla stessa lane in cui l'avevi tu. È follia. Follia, raga, follia veramente. Ok, comunque a gigante sgherri sembra anche che possa essere un buon matchup, quindi bene. Facciamo il P.E.K.K.A. ovviamente. Lui l'abilità riesce a farla. Buona. Meno male che il P.E.K.K.A. ha ittato subito il principino, eh. Se no si sarebbe potuto complicare. Un po' di danni quali prendiamo? Questo gigante è sicuramente già meglio di quello di prima. Anche perché farlo peggio di quello che ha fatto prima era difficile. Ok, lui ha il mini P.E.K.K.A. ma può essere buono, qua. Raga, penso che possiamo fare anche l'ariete. Perché se il P.E.K.K.A. ci butta giù il bomber, ha fatto una buona zap, devo essere onesto. Ha fatto una buona zap, facciamo comunque strega madre e ariete perché prima che si ricarichi la torre, considerando che ho vantaggio dell'Elisir, voglio sfruttare sta cosa, raga. Voglio assolutamente sfruttare sta cosa, vedete? Ero sopra di Elisir, non potevo stare fermo, qua facciamo breccia in play per gli sgherri. Che non fa, ah sì, l'ha fatti. E dai, è così. Vabbè, lui ha un mazzo, tra l'altro, penso abbastanza fatto a cazzo, non mi sembra neanche molto sensato. Poi se ci metti pure che ha fatto più errori. Mi sembra una vittoria abbastanza semplice. Non so come lui sia già arrivato in al bomberevo. Sì, esatto. Non l'ho predictato, ma lo sapevo l'avesse. Quindi possiamo. Non fa torre, perché non ha fatto neanche le doppie hit quel bombarolo. Possiamo subito attaccare noi. Perché non aveva il mini P.E.K.K.A. in cycle ancora. Qua zappiamo che almeno Little Prince ci fa subito fuori quelli. Deve difendere anche la centrale, eh. Non so se ne sia accorto. Ok. Attacchiamo, attacchiamo. Se gli avremmo fatto la centrale, anzi, forse gliela facciamo. Ah no, ok. Bro ha voluto tryhardare mettendo la zappa evoluta per difendersi da centrale. GG, ragazzi. Siamo all'ottavo gradino, eh. Mancano 4 vittorie alla Lega 10 ad ora. Ma non penso di riuscire a farle tutte di fila. Però, continuiamo così. Raga, farei sulla torre, cioè. No, non aveva Sparky, raga. Non aveva Sparky perché aveva tripla spell. Non aveva Sparky perché aveva tripla spell. Comunque, raga. Gradino 8, eh. Continuiamo da qua. A giocare con questo P.E.K.K.A. ariete con Duchessa e ariete evoluta, appunto. Raga, stiamo beccando un sacco di avversari con la Duchessa, quindi perfetto per testarla, così che vi fate un'idea, ci facciamo un'idea sia a giocarla sia ad averla contro. Possiamo dire, ok, guarda, con questo cycle faccio P.E.K.K.A. first play. Possiamo già dire che ho vinto un paio di partite grazie alla duchessa. Ma non grazie alla mia duchessa, raga. Grazie alla duchessa avversaria, che è un problema. Grazie al fatto che gli avversari avessero duchessa, sono riuscito a bucarli. Tra l'altro in matchup anche complicati. Ok. Facciamo 20 ariete a destra qua per forza. Lui sembra avere un mazzo golem, eh. Tiriamo una zap, mettiamo anche un ariete perché deve ancora difendere a sinistra. Lui penso che farà una tornado, esattamente. Non so se riesce a fare il cavaliere, si è riuscito. Ha difeso bene. Raga, questo matchup, io ve lo dico, il matchup è a favore suo. Io ve lo dico.
Opeka contro Golem, ma questo matchup in particolare è a favore suo neanche di poco. E neanche di poco. Perché ha pure estrattore che io non posso togliere nella maniera più assoluta, esattamente. Raga, qua devo andare a fare sta giocata. Cioè, non posso fare in altro modo. Non posso letteralmente fare in altro modo. Che non riesco a togliere l'estrattore, raga. E ho perso la partita. Questo matchup è una merda. Non posso giocare veramente in altro modo questo matchup. Qui ha già difese per l'ariete, ma penso che farà direttamente il golem. Quindi io comunque l'ariete la dovrò fare appena arriva il golem. Ma è impossibile. Non ho big spell, raga. Non ho big spell né per... No, raga, non posso neanche fare l'ariete, mi sa. Non so come giocarla, veramente. È atroce questo matchup. Questo deck golem è veramente solido, raga. Soffre soltanto alcuni cycle, ma in generale è molto solido come deck. Veramente buono come mazzo. Poi, raga, il drago elettrico con la tornado troppo forte. Eccolo lì. Qua forse possiamo anche difendere in qualche... Però guardate ogni volta quanti danni fa quello, raga. Guardate ogni volta che è quello di torre. Comunque ne siamo usciti bene, eh. Cioè, meglio di così, sicuramente non ne potevamo uscire. Questo è poco ma sicuro. Raga, il drago elettrico è troppo forte. Attenzione qua però, eh. Il push è buono. Abbiamo vinto, raga. GG. GG. Odio sto mazzo, lo odio. Odio sto mazzo, raga. I deck con drago elettrico tornado li odio. Li odio i deck con drago elettrico tornado. Bell'estrattore. Raga, ha perso per quell'estrattore. Ha fatto una buona difesa sul golem noi. Quindi comunque si era un attimino ristabilita la situazione. Ma comunque veramente, questo matchup è molto peggio di quanto possiate pensare. Unica cosa, lui forse avrebbe dovuto avere una truppa in più di terra, forse. Per essere un pochettino più solido. Quindi io, pressando bene, lo potevo mettere in difficoltà. Sapete che questa partita sarebbe stata meglio con... Cioè, sarebbe stata ancora più difficile se lui avesse avuto cannoniere. Ma sì, ma infatti Cioè, io penso di poterlo dire ad ora, prime partite, e di partite ne ho fatte, raga, perché siamo al gradino 9 della Lega 9, al secondo giorno di stagione. Ad ora, secondo me, la Duchessa è più scarsa del cannoniere. Cannoniere, ad ora, è la propria più forte. Però, partite ne ho fatte, ma... vediamo. Perché comunque è il secondo giorno di stagione, quindi per trarre conclusioni un po' presto. Però, ragazzi, prima vi stavo parlando di partite che ho vinto grazie al fatto che l'avversario aveva la duchessa. Questa, cioè questa una su tutte. Questa una su tutte. Sì, questa anche mi sembra, ragazzi, se non erro. Questa anche l'ho vinta grazie alla duchessa. Questo matchup pure era complicato, mi sembra. Ah, ma è lo stesso di quest'altro, no? Lo stesso deck. Sì, è lo stesso deck. Sì. Ragazzi, gradino 9, eh? Andiamo. Vediamo se riusciamo a fare la Lega 10 e riusciamo ad arrivare primi in Italia soltanto con le medaglie che ci dà la promozione in Lega 10. Non lo so perché, come dicevo prima, ho perso parecchie partite in Lega 8 e ancora mancano 3 vittorie per arrivare in Lega 10, se non perdiamo. Come perdi, chiaramente retrocedi di gradini. Però, raga, continuiamo a trovare avversari che hanno la duchessa, che è molto interessante come cosa. Buona fortuna al buon Galassia qua. Manca una Y per essere Galassia. Comunque, possiamo zappare di cycle. Ok. C'è da dire, sì, è vero, che la duchessa, ragazzi, riesce ad essere un pochettino più efficiente, magari anche con una struttura, perché... Con una struttura riesce a far intervenire entrambe le torri. Ok, raga, con lapide potrebbe avere cimitero, quindi non giochiamo strega madre su quella lapide. Anche se potrebbe far gola giocarla su questi scheletrini. Ora non più, ovviamente. No, raga, ammastino. Ammastino, eh. Ok, non è semplice questa partita, sarà interessante. Non c'è abbastanza complicato. Giochiamo fantasma a sinistra. Pecca qua che non voglio che... A parte non penso che me l'avrebbe bettato il Mega Sgherro. Non ha né Lapide né Barbarin Cycle in questo momento, eh.
Andiamo sicuramente a mettere una doppia pressure qua, raga. Ci teniamo la zappera lapide che ha appena ciclato. Ok, a sinistra è un'ottima situazione. Ok, visto che la torre scarica, andiamo a fare l'abilità. Molto bene, raga. Non ha subito l'esil per i barbari, eh. Comunque, non è mio interesse continuare il pressure perché esattamente adesso l'esil per i barbari lo ha. Vediamo. Penso assolutamente una zap ci vada qua, ragazzi. Assolutamente una zap ci va. Ok. Non vorrei sia stata di troppo questa zap, ma non penso. Raga, metto pressure a sinistra che la torre scarica, eh. Perché non ha niente di terra in questo momento. Non ha niente di terra. Esattamente. Ok, adesso torniamo a mettere pressure dall'altra lane. Molto bene. Adesso sempre a destra. Questo, raga. Ottimo che si è scaricata la torre di tanto i maiali, raga. Veramente ottima questa cosa. E quella rimbalza. Madonna, raga, che interazione assurda. Madonna, che interazione assurda, ragazzi. Abbiamo anche la zappa evoluta, eh. La mongolfiera si fa un po' fatica a difenderla perché non ho molte cose, ma... Ok, qua zappa evoluta per i draghi d'ossa che vengono shottati. Qua bandita per distrarre. Frecce. Forse fa pecca, forse fa barbari e mongolfiera al ponte, esattamente. Quindi facciamo tornare indietro i barbari così. Perfetto. E strega madre sulla mongolfiera. Qua la duchessa ottima perché aveva i suoi pugnali, quindi comunque riesce a fare un buon lavoro se ha i pugnali. Invece se me l'avesse messa assieme al mastino sarebbe stato un problema perché la duchessa sarebbe stata sempre scarica di pugnali, ovviamente. E GG, raga. Questa partita molto clean, eh. Questa partita molto molto clean. Qua, raga, è stata proprio l'essenza. Qui si è visto benissimo come io abbia sfruttato le sue duchesse, cioè la sua duchessa comunque su due torri. E come io abbia sfruttato bene il deck in sé, che è il Brick Spam, raga. Comunque l'interazione dell'ariete sulla lapide è assurda, eh. Vi spiego, però, vi do un tip. Lui quella lapide non me l'avrebbe dovuta fare centrale come si fa di solito, me l'avrebbe dovuta fare in faccia, in maniera tale che o non aveva l'esir, e se non aveva l'esir non poteva fare in tempo, perché in questa maniera l'ariete aveva già preso il suo contraccolpo, aveva già caricato il suo contraccolpo e invece se me la fa in faccia che ancora non ha il contraccolpo, riesce a difendere bene. Vediamo, raga. No, ma l'esir lo aveva, cioè l'esir lo aveva sicuramente, eravamo nel per due, l'esir lo aveva sicuramente. Sì. Qua avanza col bruttissimo, lui fa massimo dal fondo. Sì, lui questa lapide doveva farla in faccia. La doveva fare in faccia, raga. E senza aspettare che l'ariete caricasse. Però ci sta, comunque, era una nuova evoluzione. E la situazione era comunque ottima per noi. Però spero che il bro abbia preso questo tip, anche se non penso mi stia sentendo in questo momento. Ragazzi, siamo al gradino 10, eh. Gradino 10, continuiamo. Perché frecce non veleno? Raga, onestamente io sto un attimo usando la versione di P.E.K.K.A. che è girata anche la scorsa stagione, eh. Quindi non saprei, onestamente. Perché frecce e zap è un'accoppiata fortissima adesso, col fatto che c'è la zap evoluta e che quindi in alcune situazioni può anche fungere da poison, ad esempio prima che sono riuscito a shottare i draghi d'ossa con la zap evoluta. Raga, due mastini di fila, eh. Due mastini di fila non benissimo, perché il matchup non è buono, raga, eh. Il matchup in realtà non è affatto buono, eh. Mettiamo subito un fantasma per pressare, anche se è tempo che arriva purtroppo la duchessa mi sa che si ricaricherà alla grande. Facciamo anche una bandita. Qua raga, devo aspettare che il Draginferno faccia capolino, diciamo, per fare il principino. La zap ce la metto, ma servirà poco, raga. Contro il mastino è quasi inutile la duchessa. Cioè, è come non avessi la torre, veramente, a momenti. Ok. Ok, qua ragazzi anche la duchessa quasi inutile. Per non prendere torre avrei dovuto fare frecce, ma sarebbe servita a poco comunque. Allora, io non potevo evitare che questa partita iniziasse in questa maniera. Purtroppo lui ha fatto mastino come prima giocata, ed è una giocata che si soffre molto. Inevitabilmente. Lui raga qua si è permesso il lusso di ignorare il fantasma perché la duchessa era carica di pugnali e qua giustamente va a fare il mastino. Che io purtroppo non potrò difendere. Ah, e una differenza sostanziale è che questo ha il Draginferno e il tipo di prima non mi sembra avesse Draginferno. Draginferno, ragazzi, sicuramente è molto più fastidioso. E qua non ho difese io. Cioè, devo fare per forza stregamadre, per forza ariete a sinistra e per forza principino sulla mongolfiera, ma...
so neanche se riesco a salvare torre, raga. Qua andiamo a mettere una zap. Torre la salvo, ma veramente non potevo fare meglio di così qua. Il matchup è molto brutto. Sì, è il matchup che ho vinto prima e l'ho vinto stradominando, ma purtroppo il Draghi Inferno fa molta differenza, raga. E anche le guardie, sto qua. Il tipo di prima non mi sembrava, no, il tipo di prima va a Barbari e Lapide. Questo ha guardie e Barbari. Questo ha pure i Barbari, che ancora non ha messo Malia, raga, penso. Ok, questa è una buona giocata. Se farà anche un fantasma tipo qua per... Nah, raga, le guardie sono fastidiosissime. Le guardie cambiano questo matchup proprio nella maniera più assoluta. Ok, l'unica cosa che posso fare è fare un pack a sinistra adesso che non ha né Draghi Inferno. Ha fatto un brutto Draghi Inferno a sinistra, quindi lui non è neanche un fenomeno, raga. Lui non è neanche un fenomeno, ma... Qua possiamo zappare, che magari riesco a difendere grazie alla zappevo. Sì. Più o meno, raga, ma ripeto che meglio di così non potevamo fare. Quindi, ultimo push, ultima chance. Ma raga, quella non hitta, eh. No, aspetta, forse hit, devo fare le frecce. No, raga, non ci credo. Oh, di pochissimo, perché ha le frecce, raga. Di pochissimo, GG. Abbiamo giocato bene, complicatissima questa partita. Sapete che qua la duchessa, anche se non è magari... Non ci avete fatto molto caso, ma qua la duchessa è stata molto forte per lui, eh. Perché in un matchup del genere, specialmente dopo che lui mi fa mastino come prima giocata, l'unica possibilità che ho io, avendo pochissime difese per il mastino e non solide, stregamale fa pochissimo danno. La duchessa mia invece era molto scarsa in questa partita perché al mastino, il mastino penso sia forse la carta che più soffre la duchessa, perché è proprio come non avere la torre. Però per lui invece è stata buona la duchessa, perché io in questo matchup devo sfruttare molto il per 1 mettendo pressure, ma la duchessa comunque nel per 1 va forte, perché io non riesco a mettere una pressure asfissiante. Prima sono riuscito perché, come ho detto, il deck dell'avversario era molto più pesante. Vedete che aveva Barbari, non aveva il Draghi Inferno, non aveva le guardie, era molto più pesante il deck dell'avversario prima. E magari ha giocato anche peggio rispetto a quello di adesso. Comunque, raga, siamo ancora a gradino 9, abbiamo perso un gradino, vediamo di recuperarlo subito. T-Bag, raga, molto forte questo qua, eh. Molto forte. Ha una top 20 mondiale, lui. Beh, sono abbastanza sicuro che sia lui, anche perché l'ho in lista amici e ho visto che stava già scalando. Ok, la devo fare le frecce. Non ci sarebbe stato bisogno di difendere, ma infatti mi ha fatto il Magnar alla fine. Altrimenti non avrei avuto il bisogno di difendere questi spaccamuro. Ok, guardie per lui. Raga, in teoria non devo difendere queste guardie, giusto? Ok, adesso sì, faccio la strega madre direttamente, eh. Qua raga potrebbe avermi fatto un favore a spammare così, eh. Però non riesco neanche a spammare troppi maiali, in realtà. Non ha spammato molti maiali questa strega madre. Qua preferivo che la duchessa si comportasse peggio, raga. Preferivo che la duchessa si comportasse peggio. Ok, possiamo fare rete dal fondo. Ok. Potremmo anche zappare la Tesla. Anche se lui, raga, ha le guardie. Più che altro è... Ok. Questa è un'interazione importante. La duchessa full vita non fa arrivare l'ariete, raga. La duchessa full vita non fa proprio arrivare l'ariete. Quindi zapparla è pressoché inutile. Qua dovrei riuscire a spammare due maiali. Peccato che non arriva anche il terzo. Ah, madonna, pure la... Qua attacco, raga, perché c'è la torre scarica. Lui ha fatto un bel principino in predict della mia ariete, eh. Qua va capito che io avrei pushato e ha fatto un bel principino in predict. Ok. Possiamo fare le frecce. Raga, qua c'ha massacrato, penso, eh. Partita complicata con guardie, Tesla consegna. Però non è ancora game over. Non è ancora game over. Ok. Lui ci sono state anche delle situazioni in cui sembrava avesse dato una buona value alla nostra strega madre. Ma il fatto è che la duchessa ha tolto troppe cose, raga. Ha tolto troppe cose la duchessa. Quindi, paradossalmente, ha fatto un buon lavoro, ma vabbè, qui non c'era bisogno di fare la bandita che fa niente. Che facciamo il pecca dal fondo. La cosa buona è che lui non potrà mettere gli spaccamuri evoluti, che li ha messi poco fa. Lì fa la poison. Ce la potevamo aspettare che su questo principio sapevamo che la poison l'avesse, ovviamente. Penso che l'abilità la faccia là, eh. Io purtroppo la zappa evoluta, non voglio sprecarla così, raga. Non volevo né sprecarla sui pipistrelli. Ok, posso fare la strega madre sicuramente. Può essere buono. Mettiamo pressure da entrambe le lane, raga. Questo è il momento perfetto.
per mettere pressure da entrambe le lane perché ci sono entrambe le torri scariche. Quindi se non mettiamo pressure adesso, non mettiamo pressure più sostanzialmente. Continuiamo a mettere pressure, raga. Non ha ancora la consegna in cycle. Bene così. Facciamo un'altra strega madre, raga. E la partita l'abbiamo vinta. Ennesima partita in cui vediamo quanto sfruttare la duchessa scarica possa essere letale. Sia per noi, ma anche e soprattutto per l'avversario, come stiamo vedendo oggi. E T-Bag è uno forte. È uno forte, vi faccio vedere. Sono sicuro che fosse lui. Infatti, raga, top 13 mondiale ladder, top 4 nei tornei globali. Anche più forte di me con questi piazzamenti. 3.883 medaglie di record, ragazzi. E Leghe Vecchie invece 8.664 coppe. Record assurdo di lui, ladder molto forte. Tra l'altro stava giocando il suo mazzo più forte, che è Maniacal Breaker. La strega madre era ottima nel matchup, assolutamente sì, la strega madre era ottima. La strega madre era molto forte, l'abbiamo sfruttata bene. Non nel per uno, ma nel per due sì. Anche se raga, ancora prima che io vincessi la partita, io ve l'avevo detto, è questo il momento per mettere pressure da due lane. C'erano entrambe le torri scariche, raga, ed ero sopra di Lisir. Vantaggio preso appunto grazie a quella strega madre. Torniamo al gradino 10, ragazzi. Continuiamo da qua. Roni, top 36. Raga, siamo quasi in Lega 10, ripeto, al secondo giro di stagione. Gli avversari. È inevitabile. Raga, è uno dei primi che non usa la duchessa. Meglio così che giocare sempre contro la duchessa. È interessante in realtà per le prime volte in cui la giochiamo. Che l'abbiano anche gli avversari. Però veramente, raga, fino ad ora tutti gli avversari l'avevano. Quindi ci sta anche giocare contro qualcuno che non l'ha. Cannoniere, qui facciamo anche il confronto, anche perché prima stavo dicendo che secondo me è sempre più forte il cannoniere rispetto alla duchessa. E quindi qua abbiamo la possibilità di metterla a confronto. Guarda con quanta vita è rimasto quel fantasma. Mi sa che l'ha hitta prima che si camuffi, eh? Esattamente, raga. Ok, penso che abbia poison, ma comunque io qua potevo zappare a torre. E lui va dall'altra lane, devo mettere una strega madre, un po' il late, così che prenda il goblin. Zappo. Qui non era zappo. Però ne è entrato solo uno. Qui erano le frecce, raga. Ho sbagliato a zappare. Volevo far prendere value al principio della torre. Qualche danno ce lo fa, eh. Qualche danno ce lo fa. Quasi andiamo a recuperare i danni. Ma per il semplice fatto che, ragazzi, considerate che la nostra torre parte a quasi 1000 HP in più rispetto alla sua. Ed è folle sta cosa. Poi mettiamo un po' di pressure, raga. Ok, lui ha la Tesla. Frecce sul bomberolo. No, queste frecce brutte. Frecce brutte. Lui potrebbe fare drill e spaccamuro. Quindi come non vediamo la drill facciamo il principino. La cosa buona. Esatto. No, è stato bravo, raga. Questo non è uno scarso. Sarebbe stata una giocata veramente prevedibile se l'avesse fatta. E non l'ha fatta, è stato bravo. Ci ha fatto sprecare il principino anche perché ha fatto una drill molto indietro. Ha fatto un'ottima drill. Ok, questa sì, si fa decisamente complicata come partita. E qua la duchessa dovrebbe difendere bene, no? Sì, la duchessa ha fatto anche decentemente, cioè si è comportata anche decentemente. È il P.E.K.K.A che purtroppo si è stunnato. Questa è una partita complicatissima, raga. Questo matchup è veramente orribile. E sarebbe stato molto meglio se lui avesse avuto duchessa. Cioè, ne sono certo che questo matchup sarebbe stato molto più fattibile contro la duchessa, raga. Sono sicuro al fucking 100%. Guardate qua che roba. Guardate invece la mia duchessa scarica. Quanto si comporta male, raga. Ma veramente tanto, eh. Veramente tanto. Vabbè, qua raga era stra sotto di Elisir, ma il matchup è complicatissimo. Sì, raga, qua era veramente stra sotto. Questo matchup non si può vincere. Praticamente impossibile. Strega madre inutile, a differenza delle partite ultime che abbiamo qui, riesce a fare anche la Tesla. Sì, partita impossibile. Però buona, buona partita, perché io sono certo che questo game l'avremmo potuto vincere se lui avesse avuto la duchessa. Con il cannoniere è impossibile. Se lui avesse avuto la duchessa, io questa partita l'avrei potuta vincere. Perché avrei sfruttato sempre, anche se difensivamente lui mi è counter, manco poco, e mi counter anche in attacco, raga, perché io ho veramente poche cose per la drill, ho solo il fantasma ed ho un deck molto più pesante rispetto al suo, ma veramente tanto più pesante, raga.
Il suo costa 2.9, il mio 3.6, mi sembra. Però sì, raga, questo game con la duchessa l'avremmo vinto, secondo me. Con la sua duchessa. La mia duchessa, invece, non benissimo. Ok. Stiamo trovando gente forte, raga. Avete visto anche questo? Ottimi piazzamenti, top 100 in ladder. Ottimi piazzamenti, cannoniere ancora. Speriamo che non abbia un deck cycle anche lui. Perché cannoniere assieme ad un deck cycle contro Pekka, cioè, hai quasi perso in partenza. Contro uno che sa giocare, ovviamente. Ah no, ma io questo lo conosco. Utilizza. Mi sa che utilizza Gigante Royale. Ok, sarà interessante vedere la duchessa contro il Gigante Royale, che ancora mi sa che non l'avevamo visto. Interessante per questo. Però sono abbastanza spaventato. Ah, in teoria la. Fanno. Ah, zappiamo. Dai, me l'ha hittata proprio. Me l'ha hittata proprio all'ultimo. Ok. Spirito elettrico, Fireball, Furia, Draghidossa, Pescatore, eh. Ok. Va. Possiamo fare la strega madre qua, raga. Mi spamma tre maiali, eh. E non ha ancora Draghidossa. Bowler. Madonna. Bowler lo possiamo soffrire un bel po', eh. Stavo pensando proprio in questo momento che l'Ariete voluta sarebbe potuta essere buona contro un GR. Ma lo utilizza col Bowler. Interessante. Facciamo anche il fantasma, che sennò il Bowler mitterebbe torre, hittando la bandita. Ok, quello adesso si camuffa, ovviamente. Ho fatto un buono spirito elettrico. Lui lascia basta una zappa, eh. Là ci limitiamo a fare una zappa. Ok. E facciamo un'altra rete dal fondo. Lui ha pescatore e bowler in questo momento. Presumo che gli scheletrini li abbia evoluti. E che quindi le sue evoluzioni siano scheletrini. E l'altra, raga? Ok, ma è il gigante royale, ovviamente, che ancora non ha giocato. Quindi il prossimo sicuramente non sarà evoluto, perché non l'ha ancora giocato. Ok, ottima bandita qua in predit per il suo pescatore. Là un'ottima zappa evoluta che ci andrà a shottare Draghidossa. Anche se, raga, il bowler ha veramente tantissima value. Guardate qua come si sta comportando, raga. Guardate qua che value che sta prendendo. Che non ha hittato quello. Qua siamo costretti a fare le frecce, scatenini evoluti. Già, sapevamo. Li avesse qua Ariete a destra, può essere buona. Però il cannoniere, raga, è molto forte, purtroppo. Possiamo mettere una zappa così che quello muoia subito. Ho preso anche. Nah, raga, è complicatissimo questo match. Ok, però. Ce la stiamo giocando abbastanza bene. Ha cambiato lane lui in maniera intelligente. Però io invece non sono stato stupido da mettere subito il P.E.K.K.A. Ok. Ragazzi, sbaglio, ha dato 3 hit il gigante royale voluto. Difeso da un P.E.K.K.A. 3 hit sono assurde, eh. 3 hit per un gigante royale voluto. Difeso da un P.E.K.K.A. sono assurde. Sì che l'ho messo in leggero ritardo. Però. Raga, lui al bowler. È complicatissimo entrare in questo game. Lo so. Prima gli scatenini in cycle, gli basta fare un pescatore. Esattamente. Un po' sfortunate queste ultime partite, eh. Però ce la stiamo giocando bene, quindi proviamoci. Proviamoci. Ok. Penso che addirittura abbia ciclato. Sì, esatto, gli scatenini. Nah, raga, è impossibile. Oh my god. Partitaccia, eh. Lui c'è un altro pescatore, può fare gigante royale e pescatore sulla lane di destra. Secondo me lo farà, aspettiamo, eh. No, riparte dal fondo. Raga, attenzione che ha fatto. Raga, se non entriamo qua, non possiamo proprio entrare. Ovviamente andiamo anche a fare una zappa evoluta. Andiamo a fare anche le frecce così che muoiono i Draghidossa. Ottimo, raga, questo matchup è impossibile. Ok, se non sono entrato qua, raga, se non sono entrato qua. Incredibile. Non ha il pescatore in cycle, eh. Quindi tra l'altro non è neanche buono sto gigante royale. Brutto gigante royale da parte sua. Ma non è il primo errore che fa, raga, anche quel bowler è stato un errore. Ma ha comunque difeso facilmente. Questo è un altro ottimo push da parte nostra, perché sapevo che avrebbe dovuto fare il bowler dall'altra lane. Buona zap. Possiamo fare. Di qua un'abilità. Possiamo mettere ancora un po'. No, peccato che ho messo questo fantasma da quella lane, raga. Vediamo se con la zappa riusciamo a difendere.
Raga? No, che partito ho vinto, non ci credo! Che partito ho vinto, raga! GG. Tra l'altro, su due lane addirittura io ho fatto più danni. Giocata veramente bene questa, eh? Giocata veramente bene. Lì la zappa evoluta, raga, una goduria! Per questo ho fatto subito il P.E.K.K.A. Sapevo che avrebbe fatto pescatore, lo sapevamo tutti che lì avrebbe fatto pescatore. Ma quella zappevola, raga. Quindi torniamo al gradino 10. Che fatica però, eh. Stanno uscendo veramente belle partite. Stiamo beccando gente molto forte, raga, per la prima scalata della stagione. Raga, scalare subito in Lega 10 al secondo giorno di stagione è normale che becchi gente forte. Ok. Andiamo. Ancora non siamo riusciti ad arrivare al gradino 11. Vediamo se sarà questa la partita che ci permetterà di arrivare al gradino 11, che significa chiaramente penultimo gradino. Ok, Duchessa, raga. Torniamo a giocare contro la Duchessa dopo due partite fatte contro il cannoniere. Torniamo a giocare contro la Duchessa dopo due partite fatte contro il cannoniere. Interessante. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Ah, raga, ma ci abbiamo giocato prima contro di questo, eh. Sì, contro di questo ci abbiamo giocato prima. Giocava, mi sembra, Drill Pirotecnica Tornado. Se non erro. Ah no, è quello con Golem. Mi dicono in chat. No, no, raga, non è quello con Golem. Mi sa che c'avevo ragione io. La possiamo fare una buona stega madre sugli scheletri, eh. Sì. Lui farà l'abilità, penso. Lo sappiamo adesso. Raga. Raga. Raga, andiamo con tutto, eh. Celatore scarica. Bellissima poison da parte sua. Però continuiamo a pressare noi, perché non ha molto, ha solo gli scheletri, esatto. Ah, il cavaliere. Non riesce a farlo subito, però penso che per il fantasma. No, non riesce a farlo neanche per il fantasma, Era veramente. Raga, era strascarico di Elisir, incredibile. Perché. E comunque lui è stato molto bravo a fare poison turret. Raga, incredibile. Incredibile la duchessa. Come faccio io a pensare che sia forte questa torre? A parte che io sto sfruttando molto bene, però. Preferisco fare la strega madre che non penso mi serva molto in questa partita. Che qua il cavaliere avrebbe fatto male, è rimasto con poca vita, ma. Sì, penso che abbia quittato lui. Quindi, raga, facciamo pecca qua. Chiato sto pecca, paradossalmente, anche se non avesse quittato, non è un brutto pecca. Cioè, nel senso, che sia, non l'avrei fatto, però. Non è un pecca che ci avrebbe fatto perdere il game, pure non avesse quittato. Quindi, raga, questa vittoria è in un minuto praticamente. E. Sì. E anche in questa partita sfruttata molto bene la duchessa. Però la duchessa avversaria, capito? Non sfruttata difensivamente perché è buona. Sfruttata la duchessa avversaria. Raga, ripeto, come faccio a pensare che sia buona? Magari tutti i pro diranno che è forte, ma mi viene difficile pensare questa cosa. O magari questo mazzo è molto forte contro la duchessa. Di base, Bridge Spam è forte, cioè col concetto che è una torre che si scarica e poi hitta ad una lentezza clamorosa, facendo anche poco danno, perché raga, la duchessa, tanto che hitta lenta, che sembra non faccia danno, raga, quando è scarica ovviamente. E quindi stavo dicendo che il Bridge Spam è un deck che mette una pressure su due lane e quindi contro la duchessa sì, magari il deck è ottimo. Ragazzi, abbiamo la partita per la Lega 10. Partita per la Lega 10 al secondo giorno di stagione. Andiamo. A sto punto, raga, è incredibile, io ve lo dico. Io spero di trovare contro la duchessa a questo punto. Spero tutta la vita di trovare contro la duchessa. Ah, tra l'altro, raga, questo l'abbiamo battuto in un minuto. Ah, aveva Arco X. Ma l'abbiamo beccato prima o sbaglio? Ma usava totalmente un altro deck prima, eh? Ma raga, ma io non l'ho mai trovato sto qua. Ma io non l'ho mai trovato sto qua, me lo sono sognato. Sono sicuro di averlo sfidato tipo magari in Lega 8. Ah no, raga, l'abbiamo sfidato veramente. Giocava Golem. C'aveva ragione la chat, giocava Golem, raga. Giocava Golem. Lui, vedete, anche il clan è lo stesso. E ha pure una top 45 nei tornei globali. Penso anche il ladder abbia un piazzamento. Il ladder no, stranissima come cosa. Perché i piazzamenti in ladder che ti dà il badge, che ti assegna il badge, iniziano dalla top 1000 e lui non ha top 1000. Vabbè, comunque, un player sicuramente più forte della media. Ragazzi, andiamo. Sì, avevate ragione voi, era quello col gole. Non mi sembrava.
Ah, ma raga, l'avevo full biemmato. Io questo qua l'avevo biemmato a morte. Io questo qua l'avevo biemmato a morte. Che se avessi perso, mi prendevo un contro PM anche corretto, perché l'avevo biemmato veramente pesante. E vabbè, dai, non l'ho ribiemmato adesso, quantomeno. Epic Style Man. Oddio, raga, questa è una top 6. 6 è veramente alta, eh. Questo deve essere uno forte. Non so, questo è un secondo account sicuramente. Cioè, sono sicuro che è il secondo account di uno forte. Torre della Princess. Raga. Ok. Ci mancava solo la Princess, effettivamente. Qua per forza sono obbligato a fare la rieta dall'altra lane dopo che lui ha fatto questo bowler. Barbari molto noiosi, eh. Barbari bowler, non ho idea di che cosa abbia. Però, raga, c'è la possibilità che possa avere cimitero. Quindi non posso giocare strega madre. Cioè, qua su questi barbari avrei potuto fare strega madre, ma no, cioè, non posso. Ok, una hit va bene. Che lui aveva fatto i pipistrelli davanti al bowler in maniera intelligente per farmi scaricare la duchessa, ovviamente. Meno male ho fatto delle frecce abbastanza reattive. Raga, sono abbastanza convinto che lui abbia cimitero. Meno male che non ho fatto strega madre né su quei barbari né su quei. Vabbè, sui pipistrelli sarebbe stato subito se li avesse fatti, ovviamente, perché le avrebbe fatti fuori la duchessa. Forse avrei spammato un maiale, forse. Ok, se lui mi fa cimitero, vabbè, che non lo fa per forza, qua che. Non c'ha neanche il tank perché il gigante, raga, rimarrà in vita per pochissimo. Questo sarebbe stato un ottimo matchup. Mi preoccupano quei barbari. Sicuramente sarebbe stato un matchup molto buono. Qua facciamo principio dal fondo, molto bene. Ok. Poison, raga, forse non ha cimitero. Forse non ha cimitero, eh. Mi confonde che abbia Poison. Mi confonde un po' che abbia Poison, sono sincero. Vediamo se fai pipistrello al ponte. Potrei fare strega madre anche se sì, la faccio, raga. Ovviamente lui farà il bowler. Come lui fa il bowler, appena io ho 4 di esi, vado di ariete a destra, ovviamente. Per forza di cose. Questa ariete dovrebbe essere ottima, raga. Potrebbe non avere cimitero per cala poison. Di solito non si utilizza cimitero con la poison. Vediamo se la fa un'altra spell. Immaginavo che facesse l'altra spell. Forse non ha cimitero, raga. Sono abbastanza sicuro che non abbia cimitero a questo punto. E continua a mettere un po' di pressure, anche se lì lui fa un'ottima abilità. Ma va bene, tanto il bowler lo posso ignorare. Infatti, esattamente. Ok, ripartiamo con un principino, lo faccio a sinistra, che lui ha fatto un po' meno danni a sinistra. Fa un cycle veramente scomodo, raga. Fa un cycle scomodo qua, eh. Vediamo se fa gigante dall'altra lane. Sì. Ok. Questa rete, raga, difensivamente può essere anche buona, perché escono, ovviamente escono gli scelti evoluti, eh. Escono gli scelti evoluti, ovviamente. Ok. Qua riusciamo a fare il P.E.K.K.A, raga. Buon P.E.K.K.A, eh. La duchessa si comporta bene contro i Bats anche evoluti. Quindi là dovremmo essere abbastanza coperti, in realtà. Facciamo giusto un ariete. Dall'altra lane, ovviamente. Ha sbagliato, là, raga. Ha sbagliato, però, il fatto è che il P.E.K.K.A lo può ignorare. Forse lo poteva ignorare, raga, eh. Forse lo poteva anche ignorare, quel P.E.K.K.A. Là non mi interessa fare l'abilità. Quei 3 di Elisir mi servono. Non c'è bisogno di fare l'abilità. Buona strega madre. Possiamo fare il P.E.K.K.A qua, raga. Perché noi andremo adesso a mettere nuovamente pressure con l'ariete dall'altra lane. Prima però fammi. No, raga, devo difendere il Barbaro, incredibile. Comunque mi sa che abbiamo vinto. Poco cambia. Raga, abbiamo stravinto. Il matchup era più mio che suo. Lo facciamo una zap, che l'unica cosa che potrà fare saranno i pipistrelli. La zap è voluta hitta 3 volte, quindi gli dice proprio: no, tu i pipistrelli non puoi farli. Te li faccio fuori. Ragazzi, Lega 10. Molto divertente da giocare, questo deck. Però a me piace il bridge spam. No, raga, non ci credo. Quante probabilità c'erano? Sbaglio? O siamo alle stesse identiche medaglie che aveva il primo in Italia e l'unico player ad aver fatto. Ragazzi, sì, eh. Stesse identiche medaglie dell'altro unico player italiano che aveva raggiunto la Lega 10. Ah, tra l'altro, sbaglio? Adesso che ha fatto anche la Lega 10 un altro player, mentre l'abbiamo fatta noi. Ma sbaglio, questo player l'abbiamo trovato. Ci abbiamo giocato contro prima. Fatemi controllare. Ah, questo Galax mi ricordo. E infatti, penso sia lui. No, non è lui. Sì? Scusa, quello là aveva 1600 medaglie, questo ne ha 1644. Avrà fatto una partita nel mentre. Ah, ok, è lui infatti. Non lo conoscevo, non lo conoscevo, non l'ho mai visto prima. Italiano, ma non sapevo lo fosse. E ragazzi, che belle partite, eh? Che belle partite, ma comunque la mia analisi. Per questa il mio feedback, la mia impressione, la mia prima impressione provando la duchessa, ho
fatto anche molte altre partite, però non l'ho fatta con la duchessa, quindi queste sono in realtà le mie prime partite con la duchessa, perché prima purtroppo non l'avevo maxata e quindi non l'ho potuta giocare. In Lega 9 ci sono arrivato col cannoniere. Raga, no! Come 10.000 bits? Come 10.000 bits? Guarda, così dal niente, 10.000 bits. Matti Zero, grazie per l'intrattenimento. Era non 100, non 1.000, 10.000 bits. Bro, cioè, grazie davvero, ma come 10.000 bits? Mi dice grazie per l'intrattenimento, capito? Lui mi dona 10.000 bits scrivendo grazie per l'intrattenimento. Ragazzi, quindi adesso non resta che farmi sapere che cosa ne pensate di questa duchessa. Ovviamente la continueremo a provare, la proveremo anche con altri deck. E appunto, forse, come abbiamo già detto, magari questo deck in particolare, Pekka, mette in estrema difficoltà la duchessa avversaria. Però con altri mazzi magari la duchessa riesce a essere più forte. Non lo so, ad ora mi verrebbe da dire che ha bisogno di un rework, quindi di essere modificata e di hittare più velocemente una volta scarica. Secondo me potrebbe essere bilanciata del tipo che gli vengono diminuiti i pugnali, che sferra subito ad una velocità incredibile, tipo da 8 a 6, però poi viene dimezzata la velocità con la quale magari non dimezzata, dimezzata sarebbe un po' troppo, però avete capito il concetto. Però sono veramente curioso di sapere anche voi che cosa ne pensate. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, che ragazzi è l'unico supporto che vi chiedo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!